banali, scontate, che ci fa riflettere su questo discorso di etica, politica, cultura e come la cultura non sia un bene superficiale, secondario, ma un bene primario che può riattivare tutte le altre esigenze di una società ad oggigiorno. Non voglio occupare altro tempo, anche perché poi magari alla fine della conferenza avrete qualche domanda, qualche quesito da porre, quindi vi lascio ascolto il professor Settis. Grazie mille. Allora, ti ringrazio molto per questa presentazione, soprattutto per questo invito. Io non lascio mai cadere gli inviti che vengono da Genova, perché è una città che mi piace troppo e quindi non posso mai dire di no, vengo tutte le volte che posso, quindi sono sempre contento di essere qui. Come vi ha accennato adesso di Andrea Bruno, la conferenza che proverò a fare adesso si basa su un libro mio recentissimo che è uscito un paio di mesi fa, che si chiama Cieli d'Europa, cultura, creatività, uguaglianza, e quindi ho portato una copia per questa biblioteca, quindi se qualcuno vorrà leggerlo senza comprarlo può leggerlo in questa biblioteca. Ho creduto che questo tema, alcuni dei temi che tratta in questo libro si possano inserire bene in questo rapporto tra natura e cultura, che è il filo rosso che lega tutte queste conferenze, e il titolo delle mie conferenze, Nemici della natura, le politiche della bellezza, ha a che fare con questo. Vorrei ovviamente, come vi aspettate, come è giusto, così è stato chiesto, far centro sul presente, sul nostro presente, sui problemi del presente. Però per farlo vorrei cominciare con due date, una prima e una dopo. Si sente bene? Vorrei essere difficile capire
la vera portata dei problemi che ci minacciano, dei pericoli dentro i quali già siamo. Tendiamo di solito a riconoscere le cose che conosciamo già, piuttosto che ad analizzare l'ignoto per cercare di reagire con fantasia. Proprio come gli aborigeni di Botany Bay, vediamo perché vogliamo vedere, non quello che sta veramente accadendo. E perciò la domanda da cui vorrei partire e condividere con voi è questa: siamo sicuri di capire fino in fondo gli sviluppi e i fenomeni del nostro tempo? Siamo sicuri di capire la distruzione intenzionale delle opere d'arte o della natura, l'incuria che affligge i monumenti, i paesaggi, gli archivi, le biblioteche, il declino delle città storiche, il diffondersi dei ghetti urbani, la crescita delle disuguaglianze, le nuove povertà? Questi e altri sintomi diversi ma convergenti sono sintomi di una crisi che non è soltanto economica, ma è politica e culturale, e reclama da questa crisi uno sguardo analitico e dunque improntato a categorie di giudizio solide che si devono basare anche su un'esperienza più vasta della nostra. Devono basarsi anche sull'esperienza storica, e invece stiamo disimparando a convivere con il nostro passato, a cui guardiamo di solito con nostalgia o con disagio. E vengo alla seconda data di cui vorrei parlarvi. Questa volta non mi so dire il giorno, mi so dire l'anno, 2061. Anno 2061, il luogo è New York, una New York post-apocalittica. Sulla piazza c'è una lunga coda che avanza disciplinare. A due, a tre per volta si fermano davanti a un quadro appoggiato al muro, e la Gioconda. Uno per uno sputano sul quadro e se ne vanno. Perché lo facciamo? Chiede un ragazzo, Tom, e gli risponde uno degli astanti, che si chiama Brixby. Ha a che fare con l'odio, odio per qualsiasi cosa che appartenga al passato. Come siamo arrivati a queste città in rovina, strade a pezzi per le bombe, campi di grano radioattivi, case distrutte, uomini nelle caverne? Dobbiamo odiare il mondo che ci ha portato fin qui. Non ci resta più nulla se non fare festa distruggendolo. Questo raccontino che vi ho in parte riassunto, in parte citato, è un racconto del 1952 di Ray Bradbury, che è il più noto per che si chiama Fahrenheit 451, lo evoco volentieri in una biblioteca perché è il romanzo in cui si ipotizza un mondo in cui leggere un libro è reato. Di questa scena immaginaria del 2061 sottolinea un punto solo: la forza inaudita che le opere d'arte possono avere, la capacità che un'opera d'arte, la Gioconda, può avere di condensare tutta una civiltà, offrendola o alla venerazione, come si vede tutti i giorni a Lourdes, quando tutti vanno a guardare la Gioconda, se non la guardano per nulla, ogni volta viene tenuta le spalle per farsi un selfie, e la Gioconda è circondata da persone che le voltano le spalle, senza che si vede tutti i santi giorni. Però potrebbe essere un giorno, nel 2061, in cui invece la Gioconda si presta piuttosto all'insulto. Ma se un quadro di Leonardo può essere ritenuto colpevole di una guerra nucleare, è perché la cultura che essa rappresenta non ha evitato il disastro. Perciò la cultura va ritualmente ripudiata e condannata a morte. Il racconto di Ray Bradbury finisce con la folla che fa a pezzi il dipinto. La sua distruzione rivela che l'arte, cioè la bellezza, merita di simboleggiare la civiltà che l'ha creata, ma i suoi fallimenti. E non a caso questo ragazzo Tom, ingenuo, che chiede perché lo facciamo, torna sul posto, prende un pezzetto di quella tela a caso e se la porta a casa, poi la guarda ed è il sorriso della Gioconda. Questo è il tema di questo straordinario piccolo racconto. Un caso dunque di iconoclastia, quello che Ray Bradbury ci fa intravedere. Le iconoclastie, anche quelle di fresca memoria, di Stalin, di Saddam Hussein, ora a qualche parte in qualche città americana si vogliono battere anche quelle di Cristoforo Colombo, le iconoclastie non sono mai la negazione.
Stalin per esaltare la fine del comunismo o la fine dell'aggressione del comunismo. L'aggressione da parte delle civiltà millenarie del vicino Oriente antico pretende di annullare la memoria in nome dell'Islam originario e senza immagini, prima del quale si immagina che non ci fosse nulla. Di solito consideriamo l'iconoclastia un corpo estraneo rispetto alla cultura occidentale, tendiamo ad attribuirla in esclusiva all'Islam, o sembra, per i più colti tra noi, a una fase passeggera della storia di Bisanzio, per l'appunto si chiama iconoclastia. Come sapete, oltre un secolo a Bisanzio gli imperatori comandarono la costruzione di tutte le immagini sacre. Soltanto Bisanzio? No. Proviamo ad andare a Torino, dove per 12 anni, dall'816 all'828, il vescovo si chiamava Claudio di Torino, che ha lasciato molti scritti in latino, ed era un campione irriducibile di iconoclastia militante. Secondo un contemporaneo, che era vescovo di Orléans in Francia, Claudio di Torino, acceso da zelo sconfinato e senza freni, citando, devastò e abbatté in tutte le chiese della sua diocesi non solo i dipinti di storia sacra, ma perfino tutte le croci. Ma diamo la parola allo stesso Claudio di Torino, che scrive così: nella mia diocesi tutte le chiese sono piene di sordi, maledette e menzognere immagini, eppure tutti le vengono, ma io le distruggerò una per una da solo, con le mie mani, per scombattere la superstizione e l'eresia. E argomenta: Cristo fu sulla croce per 6 ore e dobbiamo venerare tutte le croci? Non dovremmo allora venerare anche le mangiatoie, dato che fu una mangiatoia, le barche, perché andò in barca, gli asini, perché un asino entrò a Gerusalemme, i rovi, perché di rovo era la corona di spine, le lance, perché una lancia ne fu convinta nel costato? Meglio distruggere tutte le. Questo è un vescovo di Torino che parla, non è un talebano né un imperatore bizantino. Con il quale la prima edizione, anche se con motivazioni diverse ma complesse, Gerolamo Savonarola, ferrarese, inscenò nel 400 a Firenze i suoi famosi bruciamenti o roghi delle vanità. E non parliamo poi dell'iconoclastia protestante, lanciata a Zurigo nel 1523 e poi distrutta e poi diffusa in tutti i paesi a nord delle Alpi. E l'iconoclastia rivoluzionaria dei rivoluzionari francesi del 1789. Insomma, questi e altri simili fatti storici, che potrebbero essere elencati a lungo, ci obbligano a guardare anche l'iconoclastia che è in noi, nella nostra civiltà, non per giustificare quella degli altri, e neanche la nostra, ma per capire che l'iconoclastia può rispondere a meccanismi culturali complessi. La nuova ondata di iconoclastia, quella del nostro tempo, comincia di fatto nel 2001 con l'abbattimento, ve lo ricorderete tutti, dei due giganteschi Buddha di Bamiyan, che sono databili intorno al VI secolo d.C. A legittimare il gesto distruttivo fu citato allora un precedente storico, Mahmud di Ghazni, un re di una zona oggi iraniana, re dal 998 al 1030, irriducibile nemico degli idoli pagani, che sembra abbia cominciato a danneggiare questi due grandi idoli, probabilmente levando una parte del volto. Non mancavano però testimonianze in contrario di autori musulmani. Alla corte di Mahmud di Ghazni, il dottissimo Al-Biruni scrisse un libro sui Buddha. Nel 1904 il gran mufti d'Egitto, Muhammad Abduhu, proclamò una fatwa che autorizzava l'uso delle immagini e stranamente cambiò idea sull'uso delle immagini dopo una visita a Palermo. Perché dopo essere andato a Palermo e aver visto le tracce della civiltà islamica, ha pensato: se le avessero distrutte, noi non sapremmo che l'Islam è stato qui, e ha capito che era bene conservare le visite. E questa fatwa, mi ha detto un collega americano che è un islamista, viene ancora citata le immagini da parte della cultura islamica, che è giustificata per una parte molto larga, per esempio con maggioritaria in Iran. Eppure, nonostante questo, vi dirò ora il nome di una persona che ha provato
la distruzione dei Buddha di Bamiyan quando era ancora una distruzione parziale. È una persona che non ci aspettiamo, si chiama Wolfgang Goethe, il più grande poeta tedesco. Nel 1819 egli si atteneva contro il Buddha di Bamiyan, proprio quelli, chiamandoli folli idoli, eretti e venerati a scala gigantesca, e dice: va elogiato Mahmud di Ghazni, va approvato lo zelo di questo distruttore di idoli, e in lui va ammirato profondamente il fondatore della poesia persiana e della cultura più elevata. Ora, Mahmud di Ghazni è il precedente invocato da Mullah Omar per giustificare la distruzione del Buddha di Bamiyan nel 2001. Vi aspettereste di trovarlo d'accordo con Goethe? No. Questi cortocircuiti storici ci devono far pensare, e non dico quali pensieri, ognuno fa i suoi, ma questo pensiero dobbiamo farlo. Correggiamo dunque, almeno, la troppo lenta contrapposizione tra noi occidentali, intenti a custodire la memoria storica in nome di valori culturali, e loro, musulmani intolleranti e distruttori. Dal IX al XIX secolo, per mille anni, Claudio di Torino e Goethe di Francoforte o di Weimar, come volete, mostrano che qualche inclinazione all'iconoclastia può allineare anche tra noi, anche noi possiamo essere iconoclasti. Eppure l'iconoclastia vista dall'Europa sembra dover portare un solo marchio di fabbrica, quello dell'Islam. Questa è la versione più diffusa oggi. Del resto, gli stessi autori di questa manifestazione, pensate all'ISIS, che so io di Palmira, gli stessi autori di queste devastazioni fanno di tutto per accreditare la radice religiosa della loro furia demolitrice, presentata come ossequio ai precetti del Corano, dove questo precetto non c'è mai. Il solo antidoto a questo veleno è di riconoscere e denunciare la natura strettamente politica dell'iconoclastia del nostro tempo, ma anche evidenziare e dichiarare la radice anch'essa politica della tutela della memoria culturale, della difesa della natura, del paesaggio, dei beni culturali. Una piccola riflessione: questa furia iconoclasta del nostro tempo è programmaticamente barbarica, ma è molto contraddittoria. Ricordiamo un po' di dati: la distruzione dei Buddha di Bamiyan è del 12 marzo 2001. Anticipò più o meno di 9 mesi l'abbattimento delle torri gemelle dell'11 settembre, come se il secondo disastro con le sue vittime umane fosse già in gestazione nel primo. Quando il New York lanciò una gara, una specie di gara fra artisti, che cosa fareste al posto delle torri gemelle, pubblicò poi una serie di esempi. Il più bello è quello di Otto Seibon, per quale immaginò di costruire i Buddha di Bamiyan uno a uno al posto delle torri gemelle e di mettere delle torri per rifugiati politici dentro le mura di Buddha di Bamiyan. È un disegno molto impressionante, che probabilmente non aveva nessuna realizzabilità concreta, ma che indica la parentela. A Bamiyan, come a Manhattan, centro generatore dell'azione devastatrice, non fu però né la statua, né le statue, né i grattacieli, ma lo stesso spettacolo della distruzione. Le Twin Towers furono abbattute nella certezza che l'evento sarebbe stato ripreso sull'istante della televisione e che il mondo si sarebbe fermato a guardare, come poi fu. A Bamiyan, a Mosul, a Palmira, sono stati gli stessi distruttori a documentare se stessi in un'orgia di selfie fotografici e cinematografici che hanno poi accuratamente diffuso in tutto il mondo. La neo-iconoclastia del nostro tempo ha dunque un carattere spiccatamente performativo. Il gesto di chi distrugge è più